pecore elettriche con Davide Allegranti. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Sono un po' emozionata, lo dico sinceramente, perché sento l'emozione grandissima di tutti questi mesi, l'emozione di essere la prima cittadina di Firenze, e questa è una emozione. Benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. È dunque finita così: il centro-sinistra vince tra le altre città, Firenze, Perugia, Potenza e Bari. In Toscana ha vinto Sara Funaro, prima sindaca di Firenze. È sua la voce che avete sentito a inizio podcast. La candidata del PD, già assessora al welfare della giunta Nardella, nipote del sindaco dell'alluvione del 1966 Piero Bargellini, ha battuto al ballottaggio Heike Schmidt, candidato del destra-centro, 60-40, 60,56% a 39,44% a essere precisi. Il PD è riuscito a vincere senza apparentamenti, quindi elegge 16 consiglieri comunali. Tra questi la più votata è Letizia Perini con 1999 voti, altri 3 consiglieri li elegge la lista Sara Funaro sindaca e altri 3 Alleanza Verdi e Sinistra. Il vice sindaco di Sara Funaro potrebbe essere Andrea Giorgio, ex assessore all'ambiente della giunta Nardella, attuale coordinatore regionale della segreteria del PD. Schmidt, lo sconfitto, adesso dovrà pure vedersela con Vincenzo De Luca. Ha lasciato il cappello sulla sedia a Capodimonte, non gli faremo trovare neanche la sedia, ha detto il presidente della regione Campania, riferendosi a Schmidt, che è direttore del Museo Nazionale di Capodimonte, attualmente in aspettativa per partecipare alle elezioni fiorentine. Schmidt ha detto che resterà come capo dell'opposizione a Firenze, ma neppure questo sembra convincere De Luca. Non so se è compatibile, dovrebbe verificare un po'. Il ministro della cultura mi pare un po' complicato, ho considerato anche un po' offensivo per Napoli che qualcuno si facesse nominare direttore di Capodimonte e poi se ne andasse a fare la campagna elettorale mettendosi in aspettativa e poi se non venisse eletto ritornasse a Capodimonte. Napoli è una grande capitale del mondo, non si può offendere la dignità di Napoli in questo modo del vado e vengo, ha detto ancora De Luca. Quanto alle vicende più eminentemente fiorentine, segnalo, per restare appunto alla Toscana e soprattutto alla provincia di Firenze, che come sappiamo è importante per le elezioni regionali del 2025, i risultati di Borgo San Lorenzo e Calenzano, dove il PD ha perso le elezioni contro la sinistra-sinistra. Come ho già detto in altre occasioni, in provincia di Firenze c'è una sinistra che sfida il PD e lo batte, è già successo in altri comuni in precedenza, a Campi Bisenzio, per esempio. Venendo invece alle altre città, a Perugia ha vinto Vittoria Ferdinandi, sostenuta da PD e Movimento 5 Stelle, contro Margherita Scoccia, appoggiata dalla coalizione di Giorgia Meloni. A Potenza, Vincenzo Telesca, candidato del centro-sinistra, ha sconfitto il leghista Francesco Fanelli, che al primo turno partiva in vantaggio. La città dunque torna nelle mani del centro-sinistra dopo 10 anni di guida del centro-destra. A Bari, Vito Leccese, candidato del PD, raccoglie l'eredità di Antonio De Caro e batte il leghista Fabio Saverio Romito, confermando il risultato del primo turno. Il centrodestra vince invece a Rovigo, dove Valeria Cittadina è sostenuta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Azione di Carlo Calenda, contro Edoardo Gaffeo, sostenuto dal Movimento 5 Stelle. Vince di un soffio a Lecce il centrodestra con Adriana Poli Bortone, che supera il candidato di PD e Movimento 5 Stelle Carlo Maria Salvemini. Insomma, appare piuttosto netta in questi ballottaggi, ve ne ho citati alcuni, la sconfitta della coalizione di Giorgia Meloni, che forse non riesce a mobilitare il suo elettorato al secondo turno, come invece è molto più capace di fare il Partito Democratico e in generale il centrosinistra. In più, forse i candidati sindaci del destra-centro o centrodestra, vedete un po' voi, non erano all'altezza in qualche circostanza. Costanza. Come ha notato Michele Arnese, direttore di Start Magazine, su Twitter, come si chiama adesso, ma davvero qualcuno nel centrodestra pensava di vincere a Bari candidando un consigliere comunale della Lega? Ciao, le pecore elettriche tornano domani!